Siano lodati Gesù e Maria. Bene, questa 27ª domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, ha come centro di attenzione il tema della fede, diciamo che ruota intorno a questa invocazione, a questa supplica, a questa domanda che gli apostoli fanno al Signore: accresci in noi la fede. Vedremo che sia il Vangelo che la prima lettura, che cercheremo di approfondire un po' in questa prima omelia, parlano di alcuni aspetti particolari della fede. Innanzitutto ci sono due domande fondamentali. Primo, la fede che cos'è? Dobbiamo capire bene. E secondo, provate a pensarci voi al volo, dopo lo vedremo. La fede rimane sempre uguale oppure cresce, diminuisce, si può perdere? Punto interrogativo. Sopporta dubbi, non sopporta dubbi, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tante domande. Allora, che cos'è la fede? Allora, innanzitutto la fede è un'unica virtù che però ha diversi, diciamo così, diverse sfaccettature. Nell'atto di fede che la Santa Chiesa ci ha insegnato fin da quando andavamo a catechismo da bambini, che spero che lo sappiate, diciamo così: Signore mio, poiché sei verità infallibile, ricordate, credo a tutto ciò che tu ci hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere. Allora, qual è la sintesi di ciò che Dio ci ha rivelato? Dopo l'omelia, che cosa recitiamo noi? Il credo, cioè la professione di fede. Allora, la fede comporta anzitutto la conoscenza che noi ci abbiamo di alcune verità che i nostri occhi non vedono e che non cadono sotto i nostri sensi, e che le sappiamo perché Dio, attraverso la rivelazione cominciata con il popolo di Israele, culminata in Gesù e custodita e trasmessa nel corso della storia della Chiesa, ci ha detto alcune cose. Che Dio esiste lo sappiamo perché lui si è rivelato, che Dio è trino lo sappiamo perché Gesù ci ha detto che è figlio di Dio, che Dio è suo padre, e che dopo che sarebbe andato via ci avrebbe mandato lo Spirito Santo, eccetera, eccetera. Allora, anzitutto ci sono le verità di fede a cui aderire. Numero uno, non vi faccio alzare la mano, però, quanti di voi conoscono bene il credo a memoria? Questo è il primo passo, già è qualcosa. Solo che oltre a conoscerlo a memoria, ogni tanto bisogna pensarci. Per esempio, credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Che Dio è mio padre, che è onnipotente, ci credo veramente o lo ripeto a pappagallo? Perché capite, cioè, per carità, ripetere a pappagallo, cioè, meglio che niente. Ma io dico, io credo in Dio Padre onnipotente, ci credo quindi veramente che Dio è padre, che è onnipotente. Poi creatore del cielo e della terra, ci credo che tutto quello che c'è, che tutto quello che vedo, il sole, le stelle, la luna, il mare, la terra, i monti, gli animali, le piante, la mia vita l'ha creata nostro Signore, eccetera, eccetera. Quindi già questo è molto importante. Quindi la fede come adesione a queste cose, perché la fede è ciò che ci consente di conoscere chi è Dio, chi sono io, che ci sto a fare sul pianeta Terra, cosa ci aspetta dopo la vita, che ci sta dopo la vita. I sensi ci dicono che a un certo punto tutti quanti andiamo al cimitero. Ma dopo che ci sta, punto interrogativo, c'è gente che pensa che non ci sia nulla, c'è gente che si fa bruciare viva quando è morta, no, si fa bruciare morta, non viva, perché pensa che dopo non c'è nulla e quindi togliamo l'impiccio, d'accordo, buttiamo tutte quante, tanto non ci sta più niente, leviamo l'impiccio, capite? Allora, la fede ci dice tutta quanto una serie di cose che io mi devo credere, mi devo chiedere, ma ci credo veramente oppure no? Perché questa è la fede della Chiesa. La notte di Pasqua, bellissimo, quando si rinnovano le promesse battesimali, si dice: questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla, Cristo Gesù nostro Signore. Attenzione, qual è la forza di queste verità di fede? Perché crederci? Un motivo molto semplice: perché è Dio che la rivelate, e Dio non mente e non sbaglia, capite? Per cui la nostra fede, ecco perché Gesù dice quanto credo di serve, noi dovremmo essere più sicuri che Dio è Padre, che è onnipotente, che non che 2 più 2 fa 4.
Perché che 2 più 2 fa 4 può essere pure che in qualche altro mondo faccia 5, ma che Dio è Padre Onnipotente è vero, oggi, ieri, sempre, dovunque e comunque. Capite? Questo è il tasso, come dire, di adesione che dovremmo dare alle verità di fede. Poi c'è un'altra dimensione della fede, che è quella di cui parla Gesù e di cui parla la prima lettura. Gesù dice: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso, ma avete mai visto quanto è grosso un gelso? Un gelso è grosso, Io diventa enorme, diventa. Quando ero a Borgo San Michele, feci piantare un alberello di gelso, sperando, ma era ancora piccolo, se lo dicevo, un sacco di anni, ma quando cresce diventa una cosa, diventa più grande, diventa una quercia, diventa una cosa immensa. Cioè, capite, con un tronco grosso così, le radici che ti vanno avanti per 30-40 metri quadri di terreno, grosse così, a dire a quello sradica e gettati nel mare, capite, è un esempio volutamente paradossale che Gesù fa. Che cosa vuole dire? Mica verrà a mente andare in montagna quassù e davanti ai gelsi dirgli gettati nel mare, no, questo sarebbe da sciroccati, si diceva, eravamo piccolini. Però sta dicendo, sta attento, che se tu hai fede vera, se tu ti appoggi sulla potenza di Dio, non c'è problema, non c'è difficoltà, per quanto grande ti possa sembrare, difficoltà esistenziale di vita che tu non supererai. Ecco l'altra dimensione della fede. Cioè la fede non è soltanto credere fermamente che delle cose più grandi di noi sono vere, ma è credere fermamente che Dio mi ama, che Dio è mio padre, che Dio porta avanti le cose, porta avanti la mia vita, che dietro le tribolazioni, le sofferenze, le croci c'è sempre la sua mano, c'è sempre una divina permissione, e per cui io posso vivere sereno e tranquillo, non c'è problema che mi deve schiacciare, non c'è difficoltà che mi deve spaventare, non c'è paura che mi deve vincere. Capite? Questa è una cosa grossa. Allora, andiamo verso la conclusione. Nella prima lettura il profeta Abacuc ha descritto questo scenario, rileggiamo bene alcuni passaggi, no? Dice: fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido, violenza e non salvi. Situazione di Israele a quei tempi: guerre, invasioni, eccetera, eccetera. Dice qua: violenza, le cronache tutti i giorni, ammazzamenti, morti ammazzati, d'accordo? E situazioni di difficoltà: Signore mio, io qua non trovo lavoro, non sto in difficoltà per questo, ti sto pregando in tutti i modi possibili, ma sembra che non mi ascolti, d'accordo? La gente si scanna, dico sempre: Signore, fammi la pace nel mondo, faccio tutte le preghiere della pace nel mondo, e questi si scannano ancora di più. E che vogliamo fare? Quindi è una cosa molto reale, no? Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Chi di noi non si è mai chiesto durante l'esistenza, diciamo, come fa nostro Signore a non intervenire dinanzi a delle cose così brutte, a degli scandali così grandi, a non stendere la mano e dire basta? Ogni tanto forse gli abbiamo pure detto: Signore mio, mamma mia, fa qualcosa, perché noi ci possiamo fare niente, ma tu facci qualcosa. Ho davanti a me rapine e violenze, ci sono lì, si muovono con te, sono belle cose queste qua. Non è una bella cosa. La violenza non è una bella cosa. La mafia, la camorra, gli morti ammazzati, anche le liti, anche le liti piccole, anche le liti che ci stanno tra noi, sono belle cose. No, e noi se sentiamo questa oppressione del male, a chi si rivolge spontaneamente l'uomo per esserne liberato? A Dio. E sembra tante volte che Dio non ci ascolta. Allora che famo? Dicono a Roma. Come la mettiamo? Forse Dio non esiste, qua arriva subito il diavolo, Allora Dio non esiste? Non è onnipotente? Non ascolta le nostre preghiere, allora quello prega a fa? Capite quante dinamiche, no? Allora il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione, incidila bene sulle tavolette. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza, non mentisce, eccetera, eccetera. Se indugia, attendila, perché verrà e non tarderà. Cosa sta dicendo il nostro Signore? Che tutte le situazioni brutte, di male, di violenza, ci sarà un giorno, perché quel giorno verrà, in cui Dio ci metterà non solo punto, ma punto e basta. Solo figlioli miei, questo ve lo assicuro perché l'ho imparato dalla mia vita da povero cristiano e anche dalla mia vita da povero prete, che i tempi di Dio non sono i tempi nostri. E allora che succede? La conclusione della prima lettura dice: chi è che dinanzi a tutte queste cose crolla? Dice: ma no, ma non è possibile. Se le cose stanno così, qua non c'è nessun Dio, non c'è nessuno.
Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Quando è che la tua fede è grande? Quando, nonostante tutto quello che si vede, tu continui a dire: andiamo avanti, nessun problema, Dio c'ha tutto sotto controllo, Dio provvederà. Il male non ha l'ultima parola, il male non è padrone del mondo, il male agisce per permissione divina. Dal male il Signore può trarne il bene. Se mi lascia ancora adesso in questa situazione, lui sa il perché. In paradiso li saremo tutti quanti noi, per adesso l'importante è che li sappia lui. Questa è la fede che sposta le montagne, questa è la fede che te prende il gesso e te lo trapianta nel mare. Che, perché capite, non c'è situazione personale o globale di sofferenza, di difficoltà, di morte, diciamo così, che ci schiacci, d'accordo? Perché la fede ce ne fa uscire vittoriosi. Ecco, questa è la prima parte, diciamo così, del messaggio di queste letture. Non è tutto quello che le letture ci dicono, però ci portiamo a casa questa prima parte e la facciamo un pochino nostra. La Madonna ne insegna testimone, sapete che con questo sabato entriamo non soltanto nel mese del Rosario, vi raccomando il Rosario da farlo meglio e ancora di più se possibile in questo mese, ma anche nel vivo delle celebrazioni della Madonna della Vittoria, vi raccomando anche di leggere con attenzione il bollettino di questa settimana, poi vi dirò alcune cose. Ma Maria Santissima, quando è che ha esercitato questa fede? Quando l'angelo dice: guarda che Dio diventa uomo dentro di te. Ecco l'ancella del Signore. Nulla è impossibile a Dio? Ecco l'ancella del Signore. Questo è detto e questo avvenga. E il Verbo si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi. La Madonna è la campionessa assoluta della fede e dobbiamo chiedere aiuto a Maria Santissima perché la nostra fede sia sempre più salda, solida, viva, feconda e operosa. Siamo lodati Gesù e Maria.